Siamo all'interno del seminario di Dubai con Giuliana, italiana che vive qui. Ciao. Che ha fatto l'esperienza, oggi è il quarto giorno, e ha fatto l'esperienza dei corsi di Reconnective Healing di primo e di secondo livello. Esatto. L'ha quasi concluso perché sono, come vedete da dietro, le 5:17. Che cosa ti ha lasciato questo seminario? Beh, intanto è stata una scoperta. Devo dire che è stato qualcosa che non mi aspettavo e mi ha proprio scioccato vedere come una tecnica così semplice, alla portata di tutti, è così efficace. È veramente miracolosa, arriva dappertutto, arriva a tutti, arriva in maniera fortissima e tutti riescono a sperimentare qualche cosa che difficilmente con tante altre tecniche, non dico con tutte, ma insomma si riesce a sperimentare così rapidamente. E ci sono tantissimi esempi di guarigioni incredibili, quindi sì, è stato veramente qualcosa di forte. So che la tua esperienza all'interno di questo corso, la più intensa, è stata quella della sessione a distanza. La sessione a distanza mi ha colpito tantissimo. Avevo già visto tante reazioni, tanti effetti molto forti, ma la sessione a distanza è stata veramente, mi ha portato lontano, perché la persona a cui è stata fatta, che conoscevo e non gliel'ho fatta io direttamente, ha sperimentato sul suo corpo. Io non le avevo spiegato niente, non le avevo detto niente, le avevo semplicemente chiesto di essere pronta a ricevere senza nessun giudizio, senza nessuna aspettativa. E lei è riuscita ad avere delle sensazioni che le sono rimaste fortissime e delle impressioni di più mani che lavoravano su di lei, una sensazione di calore fortissimo nelle parti in cui veramente aveva più bisogno di guarigione, ed è rimasta senza parole, e sono rimasta senza parole anch'io. Sì, ricordiamo che Reconnective Healing è un ritorno all'equilibrio a livello energetico. Ovviamente non è specifica nessuna di queste cose, soprattutto di cose fisiche, però diciamo che gli effetti sono stati estremamente interessanti. Sicuramente questa ritornare ad avere una balance, a tornare ad avere una connessione con questa energia universale, con questo tutto, porta anche la persona a sperimentare a livello fisico. A chi lo consiglieresti? Tutti.